sono passati solo 10 anni. A me, sinceramente, parevano molto di più. Mi sembrava un'abitudine consolidata, quella secondo cui Bergamo è sede di incontri un po' diversi. Nel mio caso sono stati davvero numerosi e sono convinto che abbiamo cominciato più di 10 anni fa, poi avrete dato il nome, avrete messo la sigla vincente. Nascere di nuovo, oddio, in inglese si traduce born again e si lega a un movimento di riconversione che ha spesso a che fare con l'integralismo, nel mondo evangelico in particolare, ma è qualche cosa questa rinascita nel senso di un'adesione a un progetto messianico, apocalittico, di natura religiosa che sta infettando, uso una parola pesante, l'Islam come l'ebraismo. Per cui nascere di nuovo può avere un significato oggi ambiguo, ma non credo sia certo questo quello a cui avete pensato a Bergamo. E allora mi piace riportarlo su una dimensione più personale ed è saper accettare le stagioni della vita, saper accettare senza recriminazioni, rimpianti e senza paura di avere perso qualcosa, ma invece con un senso profondo di appagamento, come un lavoro che tu hai portato a termine o comunque svolto per anni, a un certo punto ceda il passo ad altre priorità, ad altri interessi, ad altre possibilità nelle quali puoi di nuovo esprimerti in una maniera fertile. Questa fertilità delle diverse stagioni della vita è il mio modo di intendere anche su un piano personale l'idea della rinascita. Non ho bisogno di dirvi io che vi incontrerete in tantissimi, che riconoscervi nelle iscrizioni ai diversi dibattiti, nella solita scena compiaciuta all'inizio di Daniele Rocchetti che fa notare come purtroppo molti non abbiano potuto partecipare, ma c'è posto ancora se vi sbrigate a iscriversi nell'altro dibattito. Tutto questo è un modo di riconoscervi tra di voi, di incontrarvi tra di voi al di là di quello che noi saremo chiamati come ospiti a esprimere. Quest'anno, nel mio caso, fortunatissimo, di nuovo con Don Giovanni Nicolini, un punto di riferimento mio, appunto, grazie anche a voi, a parlare di Papa Francesco. Quest'estate ho letto l'enciclica ed è, come dire, una curiosità vera quella che noi tutti viviamo, al di là di forme di entusiasmo, di devozione, curiosità vera, ma com'è possibile che nella Chiesa succedano ancora cose di questo genere? Non era un corpo anchilosato e superato? Insomma, credo che abbiamo moltissimi motivi per avere voglia di rivederci insieme anche quest'anno.